piacere di presentare Roberto Razia dal Polo. È stata una conoscenza molto particolare perché io ho seguito con lui un corso di public speaking. Roberto nasce attore a Genova, ha lavorato in molte radio, ha fatto moltissimi programmi come presentatore per Sky in TV, insegna public speaking, lavora per le aziende e per noi giornalisti fa dei corsi. Ha scritto alcuni libri, quello che presentiamo stasera è Occhio ti manipolo. Intanto farei un bel applauso all'ospite, brava, l'energia che viene sul palco. Buonasera, benvenuti, davvero grazie, abbiamo fatto un applauso alle donne che se lo meritano. Però veramente i ringraziamenti sono sempre quel momento un po' noioso, io dalla platea li dico sempre noiosamente perché sono dovuti. Quando invece per la prima volta uno, se mai di voi è capitato, ma credo a qualcuno sì, si trova in questo posto a dover ringraziare qualcheduno, sono davvero sentiti, perché grazie a quel qualcuno, in questo caso Karma News, Manuela, una persona è in grado di parlare di un suo libro, di una sua attività. La seconda premessa che faccio è che quando vado alla presentazione di un libro, tecnicamente io capisco sempre poco perché l'autore parla del libro come se io l'avessi già letto, non so se avete notato, specie in termini di saggi, romanzi, quello inizia a fare tutto un panegirico incredibile sul libro che tu vorresti comprare ma che non hai ancora letto, quindi io non parlerò del libro. Sappiatelo, siete venuti alla presentazione di un libro, io non parlo del libro. Così poi, se avrete voglia, ovviamente parlerò degli stessi argomenti, cioè la comunicazione, se riterrete che possa essere un bel regalo per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti, per qualche collega sul lavoro, sarò felicissimo di farvi una firmaccia e un autografo, insomma, nella prima pagina. È interessante quello che ha detto Manuela sull'applauso, parto da qui. L'attore è una persona, un professionista, o dovrebbe essere tale, che ha studiato professionalmente per stare davanti col suo corpo, innanzitutto, e la sua voce ad un pubblico. Però fa qualcosa, cioè attore deriva da agire, da azione. L'attore è colui che dice col corpo e con la voce alcune cose scritte da un altro, che si chiama autore, per un pubblico che ha pagato per sentirsele dire. Questa è la prima lezione che ti fanno a teatro, dove tu vieni investito subito da questa responsabilità enorme, che è quella di stare in piedi, dire una cosa con l'obiettivo di essere capito alla prima. Il problema è che quel signore che fa l'attore è un professionista e quindi studia la metodologia con cui raggiungere questo obiettivo. Facendo un salto temporale per farvi capire a cosa serve questa premessa, vado a circa 6 anni fa, stavo conducendo un programma su Sky. Roberto nasce attore a Genova e poi ha lavorato in molte radio, ha fatto moltissimi programmi come presentatore per Sky in TV, e insegna public speaking, lavora per le aziende e per noi giornalisti. Un microfono come questo o un obiettivo della televisione a rispondere a domande basilari, per esempio: dottore, benvenuto, i nostri telespettatori sono curiosi di sapere di cosa si occupa la sua azienda. Cioè, domanda ruffianissima, no? Che serve per rompere il ghiaccio, quindi dimmi che cosa fate. A quel punto succedevano alcune cose un po' fantoziane. Si felpava la lingua del signore, diventava violaceo e spesso si strizzava le mani, incapace di dire, dopo aver fatturato 800 milioni di euro in un anno, cosa che io non sono minimamente capace, incapace di dire cosa facesse la sua azienda. In realtà sbagliavo io a non capire questo processo, perché il suo mestiere era fare yogurt, autovetture, tappeti, librerie, editoria, non spiegarle. E grazie a un maestro intuì ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la comunicazione, a dispetto di quello che fino all'altro ieri si è detto, è un mestiere per professionisti. Questo è un problema enorme, perché non si diventa comunicatori dopo degli studi, dopo una laurea. Se tu vuoi fare il neurochirurgo, a parte che non ci provi neanche, ma se ci provi fai solo danni. Se tu vuoi fare la comunicatrice, domani metti fuori dal tuo ufficio di architettura scritto comunicazione creativa e tu sei una che fa comunicazione. Questa è una cosa che alcune persone come Patrizia, come io, come Manuela soffriamo in maniera particolare, perché chi ha studiato in diversi modi la comunicazione poi si trova di fronte a delle persone davvero improvvisate in quello, che rovinano anche il campo, il mercato della comunicazione. Allora mi è venuto in mente di iniziare a scrivere.
siccome ho un background audio-video, ho fatto 10 anni a Radio 24, una decina di anni a Sky su diversi canali, ho sempre scritto per giornalismo e mi è venuta in mente questa pessima idea di scrivere un libro, ok? Che dà una grandissima soddisfazione personale, perché lo fai veramente per gli altri, non per te stesso, rispetto ad alcuni corsi che alcuni fanno per parlarsi addosso, come sto facendo io in questo momento. Però il libro è veramente un dono e lo capisci scrivendolo, perché un corso ci metti 4 ore a farlo oppure 8. Un libro, pensavo di metterci 3 mesi, ce ne ho messi 9 a scriverlo, perché ero abituato a scrivere articoli come quelli che do a Manuela, cioè brevi, 5.000, 8.000, 10.000 battute. Questo libro ha circa 200.000 battute. Le battute sono i caratteri che si schiacciano, spazi compresi. Questo significa che tu non passi una serata o due, un giorno o due a pensare a quell'argomento e passi a un altro, ma che ti accompagna per 6 mesi. E in 6 mesi cambiano tantissime cose, devi studiare molto di più, devi approfondire quello che già credi di sapere. Quindi il mio omaggio con questo libro è a tutti coloro, per esempio come mio padre, che ho scoperto lei conosce, che pensa da circa 66 anni, ne ha 78, che la comunicazione sia una grande... Quindi, caro papà, questo libro l'ho scritto per te. E non lo leggerà. No, l'ha già letto, è stato molto onesto, lo cito anche nel libro in una cosa che vi dirò brevemente. Questa è una delle poche slide che vedremo questa sera. Chi è il novizio? Bella la parola detta, perfetto, è un capo religioso, quindi è un giovane che sta studiando per diventare probabilmente prete, sacerdote, frate. Qualcuno che sta apprendendo. Che sta apprendendo, si chiama proprio novizio. Chi è il suo priore? È il suo amministratore delegato, è il suo maestro, ok. È il suo AD, il suo CEO, il CTO, CFO, eccetera, eccetera, è il suo capo, insomma, è il suo segno. Allora, questa è la più vecchia metafora che spiega la manipolazione linguistica. Il mio libro si intitola Occhio ti manipolo. Un novizio andò dal priore e disse: padre, senta, noi preghiamo tutto il giorno. Bravo figliolo, ecco, senta, stavo pensando, però io ho anche qualche difetto, per esempio fumo, posso fumare ogni tanto? E fu redarguito, fu sgridato davanti a tutti. Un altro novizio, un po' più furbo, un po' più comunicatore, molto venditore, andò da un altro priore e disse: padre, senta, noi siamo qui che preghiamo tutto il giorno. Bravo figliolo, ecco, senta, siccome io ho ancora tantissimi difetti, per esempio fumo un casino, stavo pensando, mentre fumo, per migliorarmi, posso pregare? E fu lodato davanti a tutti. Ok? Questo è un paradosso, no? Una leggenda, una metafora, ma cosa ci dice? Ci dice due cose. Uno, da come dico le cose io posso ottenere un risultato diverso. Non ho detto da cosa dico, da come lo dico, perché le parole erano uguali, ho solo cambiato l'ordine di quelle parole. Lo sanno bene i pubblicitari, i politici, alcuni politici, alcuni venditori d'assalto, molto manipolatori. La seconda cosa che ci dice è che avere la consapevolezza di comunicare mentre stai comunicando è proprio dei grandi comunicatori, di pochissimi che nascono comunicatori fortunati loro, e di chi ha voglia di lavorarci sopra tantissimo, credetemi, spaccandosi la schiena per capire cosa vuol dire mentre parli, accorgersi di uno che si sta distraendo e tu lo vai a pescare mentre il tuo cervello continua il ragionamento che stai facendo. Tutto questo è possibile, il nostro cervello lo fa in maniera straordinaria, ma il problema è esserne consapevole. Poi dice: beh, metti che finora tu mi abbia convinto, ok, ma che mi frega di tutto questo? A cosa mi serve? Ecco, qui c'è un po' il salto e si arriva al sodo: la forma o il contenuto. La slide a me più cara da 12 anni, c'è il campione. Perché ridete, maliziosi, per lui o per me? Questo è un grande paradosso, no, della società moderna. Lui è il campione mondiale di sumo di qualche anno fa, 222 kg, vi assicuro, atletico, cioè rispetto a me fa le scale più velocemente, e lei, cioè uomo di panza, no? Uomo di sostanza, direi, e lei invece la modellina, chi è? Miley Cyrus, Julian, è lei, vabbè. Ok, questa foto richiama una domanda sbagliata. La domanda oggi per chi lavora, per chi cerca lavoro, per chi vuole un rapporto familiare o col partner, consapevole, efficace ed etico, non come quel novizio di prima che era un po' manipolatore, ha bisogno di porsi questa domanda e rispondersi: forma
e contenuto, perché fin da piccoli, e nel libro sono molto critico, fin da piccoli noi siamo stati abituati, ci hanno insegnato a badare alla sostanza. Ma cosa dici Roberto, cretino? Ma cosa fai? Mai nessuno che a Natale, mentre diventavo viola come un peperone davanti ai parenti noiosissimi per dire quelle poesie difficilissime del Manzoni, perché mi dimenticavo un verso e tu diceva ti sei dimenticato un verso, ma cosa dici? Mai nessuno che mi avesse detto guarda, hai dimenticato un verso, però l'hai detta bene, mi hai emozionato, bravo. Ecco, quello avrebbe rinforzato in me una modalità che si chiama forma. Cioè non solo io ti dico una cosa, e nella vita tutti, anche chi non vuole, dice le cose in maniera istintiva, di pancia, che 9 volte su 10 è sbagliata. Quella modalità lì è sbagliata. Se voglio avere a che fare con gli altri, quando riesco, quando ci si ricorda, perché credetemi che anche chi queste cose le insegna poi è il primo a sbagliarle, perché siamo naturali e ci mancherebbe altro, soprattutto nella vita privata, però ha secondo me l'obbligo questa cosa di tenerla ben presente. Un conto è cosa ti devo dire, pensate a un venditore, io vengo come lei, no? Io vengo nel tuo studio e ti devo convincere che il mio prodotto è meglio degli altri, che ha un buon prezzo, un'ottima qualità e che tu devi sborsare dei soldi perché io ti dia dei prodotti. Beh, tanto oggi è il mestiere più difficile per il mio di tutti, oggi, non so ieri, ma oggi è più difficile. Secondo, dal modo in cui lui me lo dice, può ottenere una risposta diversa. Per convincervi di questa cosa, lasciatemi fare l'accademico soltanto con una slide, ma questa è talmente universale, talmente riconosciuta, che credetemi la si trova in tutti i libri. Raccontatela in giro, chi ha un foglio prenda appunti, chi la conosce aspetti un attimo a rispondere, ma guardate la roba. Allora, la comunicazione verbale, la comunicazione si divide in 3 settori, non è vero che si divide in 2, in 3. Dicesi, signora, comunicazione verbale, tutto ciò che si esprime con la voce. Bravissima, bravissima, la definizione è perfetta, non che si dice, ma tutto ciò che si esprime con la voce, ed è la sostanza di cui stiamo parlando, ok? Quindi importante. Comunicazione non verbale è quella che esce invece dal corpo, e di solito 2/3 dei formatori si ferma qui. No, ne esiste un'altra un po' più complessa, che è questa. La comunicazione paraverbale, quindi una è le cose che escono dalla mia bocca a livello sonoro, 2 il corpo con cui le dico, pensate alle braccia incrociate, uno che pende, uno che si mette di traverso di fronte a voi, e l'ultima, chi ha un'idea, è riferita alla prima. Il tono di voce. Bravo, bravissimo. Non solo, perché il tono è una delle 5 caratteristiche della voce, ma il tono è una delle più importanti, cioè il paraverbale è la voce con cui dico quelle cose là. Esempio, lei si chiama di nome? Lei si chiama di nome? Daniele. Daniele. Se io dico buongiorno Daniele, ben svegliato, è molto semplice la sostanza, vuol dire che io gli auguro una buona giornata. Lo chiamo per nome, quindi o è mio ospite o è mio cugino, un amico, e gli dico ben svegliato, vuol dire mi auguro che tu abbia dormito bene, magari nei nostri letti, non lo so, no? Semplice. Se io non tocco il verbale, se riesco a non toccare il non verbale, il corpo, sentite se cambio il paraverbale come cambia la frase buongiorno Daniele, virgola, ben svegliato. E te la dico così: buongiorno Daniele, ben svegliato, vuol dire ammazzo quanto dormi, ok? Io con un paraverbale diverso ho modificato il contenuto. Domanda a tutti noi: quante volte ho fatto caso alla tonalità di voce, al timbro, al colore, alla velocità della voce con cui bisticciavo con mamma, con papà, con mio figlio? Quante volte ho detto me la dici la stessa cosa magari con un tono diverso? Oggi si arriva a citare il tono nei messaggi. Il tuo tono non mi piace. A me non risulta che i messaggi abbiano un tono. È la tua interpretazione, vecchio mio, che ti dice che, no? Questo bisognerebbe rispondere. Invece la voce ha questa cosa meravigliosa che gli attori, i doppiatori, i cantanti studiano alla perfezione, che consente di modulare un contenuto. Quindi la domanda per voi è, pensateci tutti, premesso che ognuna di queste 3 parti è totalizzante, cioè vale 100%, non dite in giro che non ho fatto questa premessa, premesso questo, perché figuriamoci quello che dico se non è importante. Ma
nell'approccio cognitivo, cioè l'approccio istintivo verso l'inconscio di chi ho di fronte, secondo voi, fatta a 100 la torta che raduna queste tre parti, quanto pesa la prima? Quanto la seconda? Cioè, secondo voi conta di più quello che dico? Conta di più magari il corpo con cui lo dico? Conta di più la voce, come nell'esempio di Daniele, con cui lo dico? Secondo lei paraverbale? Secondo lei pure? Qualcuno punta sul corpo? Pochi, due, tre? Qualcuno sul contenuto, cioè sulla prima? Non esiste una senza l'altra. Ovviamente questa era la premessa, bravissima. La premessa è valgono tutte 100 ed è impossibile una senza l'altra, con delle eccezioni. Per esempio al telefono lei deve fare a meno della seconda. Difficile parlare al telefono senza il corpo. Salvo per un veggente che vede il corpo a distanza. Ma lì siamo su piani della pompas a cui io non riesco ad arrivare minimamente, non mi ci avvicino neanche. Guardate che roba. Questa cosa quando io l'ho letta ho detto vabbè, ma che grande, ma non è possibile. E invece più vado avanti, più anni studio queste cose, non vuol dire che conta poco, non vuol dire che ciò che dico conta il 7%, mi raccomando. Conta 100, ovviamente. Dite a un poliziotto, diteglielo anche col sorriso, cosa pensate di sua mamma e basterà per portarvi in cella. Ok, però nell'aspetto cognitivo ciò che dico sfonda 7 porte. Vediamo le altre. Vi ha fregato questa perché il 40 è tanto, ma non è la principale, è tantissimo il 40. La signora ha detto bene, il vero fuoco d'artificio è questo. Io quando l'ho letto, ve lo giuro, se non l'avessi letto su un libro veramente serio, io avrei passato pagina dicendo, Ale, un'altra baggianata di quelle che si trovano su molti libri. Questa cosa è, oltre che riconosciuta, studiata e dimostrata, è vera. Piccolo atto di fiducia, lo dimostriamo con un piccolo esercizio. Mettete un attimo i pollici così, facciamo un esercizio facilissimo, veloce. Anche se è un po' sera, la festa della donna, fate quello che vi dico, veloci, pollice in giù. Dai, pollice dentro, pollice fuori, pollice in giù. Il 90% di voi è stato manipolato. Emanuela è una delle prime che è riuscita a pronti via, quasi subito a. Perché? Molto semplice, tanto perché vi ho manipolato facendovi prima vedere 55% le mani dicendovi fate quello che vi dico. Ah, io ve l'ho detto, però il 7% in quel momento non arrivava perché il cervello era concentrato sul 55%. Chiaro che se poi vado avanti per mezzo minuto voi mi seguite col 7%, ma l'approccio cognitivo apre il 7%. Pensiamo alla medicina, ai medici, a come si approcciano ai pazienti, le famose persone, non solo pazienti, il modo in cui tu, per venire ad aiutare me, io ho un problema, vengo da te Elena e ti confido questo problema, il modo in cui tu mi aiuti passa anche dalla forma, passa dal corpo, da un piccolo tocco, dall'assertività. Che cos'è l'assertività? Una parolaccia per dire che di fronte agli altri conviene tantissimo essere aperti, aperti verso l'altro. Assertivi vuol dire disposti ad accettare il tuo punto di vista, che è tutt'altro che facile. Ma voi prendete un prete e fategli fare l'ipotesi del tutto intellettuale che Dio non esista. Oppure provate a prendere un ateo convinto e provate a fargli dire ma se esistesse non riuscite neanche a ragionare con questi due signori. Mentre il vero dialogo è quello di metto da parte un attimo il mio giudizio, entro nel tuo punto di vista, lo giudico perché mica sono un tappetino che ovviamente si stende davanti a tutti, lo voglio giudicare io, però vedendo le cose dal tuo punto di vista. Questa è la chiave in azienda, in famiglia, in amicizia, coi figli, coi nipoti. Io volevo che queste cose me le insegnassero da piccolo però, a scuola. Sono critico, ferocemente critico nel libro contro il nostro sistema didattico, perché diceva bene Manuela prima, a me piace fare i corsi in cui dico sempre che non insegno nulla, ma passo delle cose che mi sono state date, ma lo faccio col sorriso quando posso. Perché si sa da sempre, la pedagogia lo insegna fin dagli antichi, che quando ridi l'apprendimento è più veloce, è semplicemente più profondo, più efficace. E pensate ai bambini. Quello che uno impara da 0 a 10 anni non è simile a quello che uno impara da 11 a 90, nonostante tutta la cultura, le cose, ma la sillabazione, la scrittura, riuscire a concepire i numeri per un bambino che non nasce. Qual è il primo atto che fa un bambino quando nasce? Il primo atto comunicativo? Piange.
cioè non è che tanto felice di venire al mondo un bambino, dentro si stava caldi, senza luce, ed eri appiccicato a un tubetto con la mamma che ti faceva respirare, mangiare, fumare, talvolta quello che respirava, mangiava e fumava lei, ma si stava molto bene. Che è sta roba con queste mani fredde di un chirurgo che mi tocca, mi sbatte sul petto di mia madre e io devo rompere i polmoni per dare, no, il primo botto per respirare. È un trauma. Quindi non è vero che si nasce comunicatori, è un trauma di comunicazione. Star qui è un trauma. Poi si impara, poi ci si innamora anche un po'. Vi do un piccolo consiglio se vi capitasse. Evitate sempre questa cosa davanti a un pubblico, no? Oggi sono costretto per esigenze televisive, questo lo dico. Perché se no dice che cosa dice mentre dietro, io amo sempre stare davanti perché non c'è barriera fra me, perché è questa cosa della cattedra, no? Vedi, la cattedra messa sul palco subito ti dà un'autorità, però l'autorità passa anche dal corpo. I poliziotti americani vengono didatticamente formati quando sono giovani, giovani in senso di carriera, all'accademia in cui gli si insegna a stare in piedi davanti alle persone quando fermano i guidatori per strada. E si mettono così. Patente e libretto, per favore. Cosa vi comunica il mio corpo? No, da qui non passi, io sono l'autorità, io sono più alto e forte di te. E non puoi scendere, se no hanno l'autorizzazione a puntarti la pistola addosso, ma quelli sono gli Stati Uniti, dove c'è anche molta violenza, un po' diverso che da noi. Ma negli Stati Uniti, per fare un altro esempio, insomma, esiste la possibilità di perquisire le persone, non so se lo sapete, per strada senza alcuna autorizzazione. Questa è una sentenza che c'è stata, credo nel 69, ma non ci giurerei, ma giusto quegli anni lì, da quando un poliziotto in borghese davanti a una gioielleria si stava facendo i fatti suoi. Il borghese andava a casa con le mani in tasca, alzò lo sguardo e dalla parte opposta della strada, quindi non sentiva, non c'era il 7%, non c'era neanche il 38, ma col 55 vide uno che gli parve sospetto. Era una brutta faccia, magari era nervoso, si toccava spesso i capelli, continuava a guardare dalla parte dell'angolo della strada, guardò dall'altra parte, c'era un altro, si fermò, studiò la cosa, chiamò rinforzi, stavano facendo un colpo nella gioielleria che c'era fra i due piantoni. Cosa succedeva? Che lui, in base a dei sospetti del corpo, aveva capito una situazione. Quindi oggi, in base a dei sospetti, un poliziotto in America ti può perquisire, qui no. Ci vuole il magistrato che ti manda un permesso di perquisizione. Questo significa che da noi il corpo è sottovalutato, a livello comunicativo in questo senso, in maniera pericolosa. Primo, perché chi lo sa ci può manipolare. Secondo, perché siamo già tutti manipolati e manipolabili. Ecco perché ho scritto occhio, ti manipolo, non ti manipolo, occhio. Vuol dire ti do delle chiavi per cercare di capire che già nella vita di tutti i giorni noi siamo manipolati, ma le stesse chiavi possono servire invece per accogliere l'altro. Quindi, ah, ma allora lei insegna a manipolare? Io rispondo, ma scusa, se tu vai a un corso, no, antirapina, o un corso come si chiama di difesa personale, dove tu impari alla perfezione a prendere un calcio senza farti male, poi lo sai tirare il calcio, certo. È ovvio, ma state, a me sta cosa piace da pazzi, la comunicazione ti dà una responsabilità enorme e ti rimbalzo il grande concetto di etica, di trasparenza, di sincerità. Ne parlavo 12 anni fa, mi prendevano in giro, oggi è tutto bio, eco, light, molto, ho l'azienda green, sai che la mia azienda è green, Manuela? E io rispondo, prima come era brown? No, fammi capire questa, se oggi è green, cosa di green? Hai il giardino, è in ufficio, calpesti l'erba, sei senza scarpe, o cosa fai? Ecco, oggi c'è un po' questa mania che serve a fare effetto. Per dimostrarvi, se ce ne fosse bisogno, che un po' di verità in queste cose c'è, vi ho portato un filmato fatto col telefonino, mi scuserete ma è troppo bello, ce lo siamo passati tutti noi formatori, amici, ce lo siamo passati, perché ero davanti alla 7, questa è la trasmissione di Lili Gruber, che si chiama? 8 e mezzo, trasmissione di politica impegnata, che va fra le 19 e le 20, quindi il momento di massimo ascolto in Italia dalle 19.52 alle 19.59. 8 e mezza, allora conduce Lili Gruber, la spalla, che quindi è dalla parte, tra virgolette, Lili Gruber, è? Lui è? Di nome? Marco, adesso capirete perché.
No, 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 devo tenervi svegli, insomma, è la festa delle donne, sono le 10 di sera. Ok, Marco Travaglio, ma vi chiedo perché, adesso vi spiego perché ve l'ho chiesto. E lei è l'onorevole Moretti, va bene, non ci interessa che sia del PD, potrebbe essere Forza Italia, della Lega, di su, di giù, non ce ne frega niente, ci interessa il suo corpo, non perché sia una bella donna, ma proprio perché bella donna spesso viene utilizzata in televisione perché rende molto bene telegenicamente, ma soprattutto è molto brava a distribuire le emozioni e a bloccare quelle negative. Guardate questo filmato. Allora, nel bel mezzo delle 19.57 col massimo ascolto, Lily Gruber, grande giornalista, insomma, a livello internazionale, fa una domanda altamente intellettuale, cioè proietta la copertina di Chi del giorno dopo, dove l'onorevole Moretti viene paparazzata sulla spiaggia a baciare in bocca Massimo Giletti. È stato uno scandaletto della scorsa estate, se ve lo ricordate, chi se ne frega. A me interessa la reazione di lei. Ora, dato per assodato che in diretta, con due figli a casa, per quanto separata, non sia piacevole per nessuno un attacco di questo genere, non sia piacevole per nessuno, guardate come lei è brava a gestire questa vampata di emozioni. Guardate che lì sarebbe caduto chiunque, lei è bravissima, ma il corpo ci dice delle cose. Moretti, guardi questa foto qui, lei non è andata in TV per molto tempo, però quest'estate si è parlato molto di lei per questa foto rubata. Vabbè, insomma, e qui c'è Massimo Giletti, il conduttore dell'Arena. Siete sicuri? Ma non so, lei ce lo dica, ma è amore vero con Massimo Giletti? Allora, quello che a me stupisce, no, e che diverte, è che quando guardavo, non so, 10-15 anni fa i giornali di gossip, ritrovavo le principesse, ritrovavo le attrici. Oggi invece c'è tutto. Un'attenzione particolare ai giornalisti, cioè noi abbiamo visto Travaglio in costume da bagno, sì, abbiamo visto di tutto, il bikini della è già della da un ministra. Po' di tempo che sono tornate, allora, sono tornate in auge anche le principesse e le regine. Penso che questo sia un modo, forse, non so, la gente vuole sentirci più vicini, comunque la vita privata, insomma, è uno squarcio piccolino, però a cui tengo molto. Quindi non ci dice se è amore vero con Giletti? Non lo dico, l'amore vero è per i miei figli. Splendide creature. Sono assolutamente d'accordo Travaglio. Con Massimo Travaglio. Oh, bene, Marco. Massimo Travaglio. Massimo Travaglio, ma Massimo Giletti, Marco Travaglio. Cara onorevole Moretti, questo lapsus freudiano. Questo è un caso scuola. Noi abbiamo bisogno di un lapsus freudiano linguistico per capire quello che il corpo ci aveva già detto 5 minuti prima abbondantemente. Quella reazione del corpo sotto la vita era straordinaria perché era totalmente atipica, quindi il body language, il linguaggio del corpo, ci dice che le reazioni insolite hanno sempre una motivazione. Se io sono di fronte a te e ti dico, dottore, che ne pensa allora di questa proposta, le aggiungo anche questo prodotto e le faccio uno scontone, e quello chiude le braccia, si tira indietro e dice, non male, allora il 7% è non male. Il paraverbale e il non verbale, che fanno 93%, ti dice non comprerò mai, perché mi sono chiuso in quel momento, ho allontanato il mio corpo che contiene gli organi vitali, il mio torace, da te, quindi non mi interessa quello che stai dicendo, e ti dico sì, non male, interessante. Ecco, questo insegna l'analisi, per esempio, del corpo, che è una componente della comunicazione, ma serve per farti capire quanto c'è sotto che non sappiamo, che non studiamo, se non vai a cercarti queste cose. E poi devi districarti chi le inventa e chi invece le dice giuste. Questo ci insegna molto di come si può controllare il corpo. Lei è stata bravissima fino alla cinta, ma non sapendo di essere vista, ripresa in campo lungo, cioè figura intera, il suo corpo ha mollato da qualche parte. Ora voi provate, prova Emanuela, che sei nella sua posizione, tira su. Tiralo sull'alluce, tieni così, tieni ferma così, tenendo giù la gamba ma sull'alluce. Ti viene un crampo, sta attenta, che ti stacca il muscolo sullo stinco. È proprio innaturale. Cioè, perché il corpo sta così? Ma non esiste al mondo. Allora in quel momento l'energia doveva uscire. Questo è il potere della comunicazione. Intanto non ci si annoia più. Poi tu ti metti in un angolo e osservi. Inizi a leggere una serie di cose che io avrei voluto leggere quando cercavo lavoro. Lo dico a te, quanti anni hai? 14. Se a me avessero detto queste cose a 14 anni, ammesso che siano vere, tu prendi tutto con le molle, anche quello che dico io sempre, ma se fossero vere, se me le avessero dette alla tua età, io avrei avuto più successo,
avrei avuto meno ceffoni in faccia, meno gomitate, meno scivoloni, meno figuracce e i colloqui di lavoro me la sarei giocata molto meglio, perché avrei pensato anche a gestire il mio corpo con gli altri. Ok? Con i professori, con gli amici, con la fidanzata. Che non vuol dire essere innaturali, costruiti, no? La classica domanda che si fa è come si fa a fare tutto questo senza essere finti? E certo, è un'ottima domanda, perché poi nel momento in cui tu ragioni troppo su queste cose diventi costruito, è chiaro. Però di bello c'è che dentro le nostre reazioni sono istintive. Se volete vi dico anche perché. Perché la nostra lingua e il nostro cervello reagiscono con gli stimoli del cervello razionale, quello che mi fa dire in questo momento delle cose in pubblico, perché le ho pensate, le ho studiate e so che qui siete di fronte a me e devo dirvi delle cose più o meno intelligenti. Questo è il cervello razionale. Il corpo e alcune reazioni istintive rispondono invece al cervello cosiddetto limbico. Ce l'abbiamo tutti, è una cosa naturale. Ce l'aveva anche l'australopiteco, era molto sviluppato in lui, ed è quel cervello che ti fa togliere la mano dal fuoco nel giro di 2 nanosecondi quando ce la metti sopra. Non è che in quel momento, Daniele, il tuo cervello dice: oibò, la temperatura esterna del mio epitelio superficiale della mano destra si sta alzando, conviene che io dica al mio tendine brachiale del braccio destro di ritrarre, perché se no mi brucio. No, cioè ti fai ah! Togli in 1 nanosecondo. Ecco, quello non è un cervello che noi usiamo per fare un compito in classe, no? Esatto, vicino all'amigdale, ed è proprio delle reazioni istintive. La buona notizia, per rispondere alla domanda di prima, è che queste reazioni non si possono negare. Si può riuscire un po' a gestirle, si può riuscire a nasconderle un pochino, ma ci sono in tutti noi, tutti. Chi di voi avesse visto Lie to Me con Tim Roth su Sky sa che questo personaggio, che hanno romanzato un po' all'americana della verità, era un personaggio dell'FBI che studiava queste cose di un indiziato solo dal punto di vista del corpo. Cioè nel momento in cui lui riprendeva con una telecamera la faccia di chi aveva di fronte che rispondeva ad un interrogatorio, lui studiava i micro movimenti facciali delle persone, andando poi ad analizzarli, prendendo qualche granchio ovviamente, ma capendo per esempio che toccarsi in certi momenti il naso indica che sto cercando nel campo della fantasia, ergo delle bugie, una spiegazione a qualcosa che non so. O se tu stai così ferma, queste benedette braccia incrociate, sono così sbagliate? Ma no, ma chi l'ha detto? Guardatelo da qua. Mi sto abbracciando. Certo, è un gesto di chiusura, mi sto difendendo. Ma se tu tendenzialmente le metti lì, o come mi ha detto un signore alla fine di un corso a Roma tanti anni fa, mi ha detto: guarda Roberto, tutto molto bello, però vedi una grande pancia, non so dove metterle, e sopra ci sta benissimo. Perfetto, stupendo. Ma sei in una negoziazione, quando ti do un compito, quando ti chiedo le ferie o i permessi, ti faccio incrociare le braccia in quell'istante, io sono chiamato oggi a leggere quel movimento. E poi non è detto che questo voglia dire per forza la chiusura, però devo leggerlo. Ecco, questa è la risposta che mi chiede che cos'è la comunicazione consapevole. Vuol dire io sono consapevole che comunico nell'atto stesso della comunicazione. Due notizie, una pessima e difficilissima e una invece ottima, ci si arriva. È come andare prono in bici, non si può in un pomeriggio, in un corso o in una settimana imparare. Qualche facciata, bisogna prenderla, e si continua a prendere, però è divertentissimo, perché tu inizi ad avere più piani. È come guardare un film con un critico, hai presente? Cioè, un conto è il film di pancia, che bello, che brutto, mi ha fatto piangere. Poi ci puoi pensare più profondamente, puoi avere accanto uno che ha studiato Stanley Kubrick e che ti spiega che in Shining, la famosa scena del corridoio, è la nascita della Steadicam, per esempio, che è un'imbragatura che serve per camminare con la videocamera addosso. Allora tu quella scena la vedi in maniera diversa, capite? È un approfondimento, un acculturamento, è un divertimento in più. E quel film te lo godi di più. Alla stessa maniera, da quando voi mettete, ficcate il naso in questi argomenti, improvvisamente intorno a voi è tutto più divertente, per forza, perché hai più piani. E poi siccome prendi un sacco di granchi, allora poi fai retromarcia e dici: no, allora sta cosa qui, che come? Quindi è interessantissimo, l'avete capito che sono di parte. Qualcuno però dice: attenzione Roberto, però, perché il 7% me lo sta
stai facendo diventare un po' tanto piccolo quel 7%. Invece abbiamo, riabilitiamolo, abbiamo già visto il novizio e il priore, puro linguaggio. Guardate qui, nelle macchinette in azienda non c'è scritto cioccolata calda, non so se ci avete mai fatto caso, non c'è scritto tè al limone, o non dovrebbe per normativa, c'è scritto caffè perché quello è caffè, ma mi hanno spiegato, l'ho dovuto studiare il motivo, che c'è scritto bevanda al gusto di tè al limone perché è acqua calda, dentro cui viene inserita una polverina bianca, se voi guardate infatti scende una polverina bianca, che è fatta a Brescia tra l'altro per tutto il mondo, che a contatto con l'acqua, è vero, che a contatto con l'acqua calda sprigiona un gusto e un sapore simile al tè al limone. Ora, a parte che sto diminuendo il consumo mondiale di bevande al gusto, a me non interessa quello, però mi interessa la manipolazione, che è grafica, cioè bevanda al gusto di è scritto piccolino e tè al limone grosso, il mio cervello legge tè al limone, come il tuo tè scotta un po' ma non è male. Allora io voglio che tu beva una bevanda al gusto di tè al limone sapendo che non è tè e che poi e tu che la beva, eh? E che non è limone, che non è limone, no, assomiglia però molto al limone, stessa cosa il cioccolato. Ora capisce che noi ometti siamo un po' meno attenti alla cura dei nostri capelli, no? Rispetto alle donne che l'8 marzo si fanno una bella chioma per venire alla presentazione dei libri della Pompas, eh? Noi andiamo al supermercato e compriamo uno shampoo a caso più o meno da 3,99 euro, che è la manipolazione, la più grande, la più geniale, la più forte e la più antietica, però è scientificamente dimostrato che 3,99 vende di più di 4, scientificamente, e durerà ancora tanti anni questa cosa, perché il cervello legge 3, ma costa 70 euro, dai, 79,90, sono 70 o sono 80? Sono 80, eh? Noi andiamo a comprare il 3,99 euro, le signore in sala, molto più attente alla cura dei propri capelli, vanno in farmacia, dove comprano lo shampoo da 18,99 euro, e sono tranquille, sicuramente sono certo che sia migliore, ok? Ma poi sono molto tranquille perché sopra c'è scritto che è clinicamente testato. Ora non sono qui a dire che non sia vero, perché credo che oggi ci siano da report in giù un sacco di controlli e quindi un prodotto prima o poi lo stanno, non l'avete notato. Però cosa vuol dire? A me interessa la manipolazione. Vuol dire che è stato sottoposto a un test, beh, vedo gli alambicchi in un laboratorio, magari in una clinica, quindi vedo gente col camice bianco, magari in una clinica universitaria, e sono tranquilla con quello shampoo. Ma scusate, leggiamo un attimo. Testato è riferito allo shampoo e l'avverbio indica una modalità con cui è stato testato, cioè in una clinica. Alla domanda che io faccio è: ma quel test com'è andato? No? Cioè sono sicuro che sia andato bene, ma cioè, mi frega il fatto che dici sia scritto che è stato sottoposto a un rigoroso test. Ah, caspita, allora, ma quel test com'è andato? Se su un milione di shampoo a una persona, magari per altri motivi, è venuta una dermatite seborroica acuta, tu compreresti quello shampoo? No, però non te lo dico. Ecco, questa è una manipolazione, voi lo state, credo, intuendo velocemente, a cui siamo già soggetti da tempo. Questa è la più grande, posso dire la più geniale come uomo di comunicazione, posso dire la più sbagliata come consumatore. Si narra di questo famoso fustino che non riuscisse a vendere, e in una famosa riunione un tizio alzò la mano e disse: scusa, Emanuela, ma chiamiamolo che lava più bianco, e gli diedero del cretino perché più bianco non esiste. E uno dice: aspetta un po', cosa hai detto? No, perché se noi diciamo che il nostro lava più bianco, quello degli altri da domattina è più sporco, lava meno bianco. Questo è il cervello che fa questo effetto. Io non c'è bisogno che dimostri che ho ragione, talvolta è sufficiente che dimostri che lei ha torto. E il cervello loro diranno: però è vero, è quello che dice lui, è vero. Magari non ha dimostrato che ha ragione. E questo l'ho portato adesso per farlo vedere in un filmato bellissimo. Avete notato, questa è poco più di una battuta, che sono morti i lampadari? No. Non ci sono più negozi di lampadari in giro. Oggi si chiamano punti luce. Sai, Manuela, mi sono fatto un punto luce con il mio architetto in cucina. È straordinario. Cioè, la torta di Porri non vende, ma se la chiami torta del re, fatta dalla zia Pina in cucina, la finisci in mezz'ora. È provato questo. Scusi, la torta del re com'è? Guardi, c'ha dei porri freschissimi fatti dalla signora Pina in cucina. Ah, vabbè, sembra buona, sì, ma torta di Porri. Che brutta, tu prenderesti mai una torta di Porri? Brutto.
torta del re è fantastica. Se tu dovessi aprire con degli amici un locale domani, un bar, ti consiglierei di scriverci subito posti in esaurimento, affrettatevi, perché tutto ciò che è in esaurimento detta velocità, detta rarità, cioè preziosità. Queste sono le manipolazioni, pensate ai saldi fino al 70%, signora. La media dentro è del 15%. Poi c'è un oggetto al 70%, quindi posso scrivere fino al 70%, quell'oggetto è ovviamente finito, intanto tu entri, no? Quindi il mio obiettivo è quello di farti entrare. Ecco perché io parlo spesso di etica, perché mi sento molto preso in giro allora. E ancora due esempi soltanto. Oggi è tutto eco, bio, ma G-crackers che sei a dieta? Ma sono light, capito? Però del frumento deve esserci dei carboidrati, sei a dieta, come no? Le caramelle con le arance siciliane, senza zuccheri, scritto piccoli, aggiunti. L'arancio rosso è un trionfo di zuccheri, com'è sta storia? Però è scritto piccolo in cirillico al contrario, senza zuccheri, aggiunti. Mio padre, che citavamo prima col signore, lei sa che è genovese, e come tutti i genovesi si prendono in giro perché sono tirchi, si ricorda come si faceva il GPL un tempo, il GPL è il carburante che oggi è considerato verde, e con questo concetto la gente pensa che non inquini, ma il GPL inquina, è che inquina, di più no, inquina meno della benzina e del gasolio, ma inquina, mentre passa per un carburante pulito, e rispetto a quelli lo è, però va benissimo, basta che inquini meno, ok? Entra anche in area C per intenderci, ok? Allora mio padre faceva GPL, ma 30 anni fa, non 300, 30, e c'era una bombola messa al contrario che veniva appesa al soffitto, si attaccava a un tubo, la sera tornavi a retromarcia in garage, attaccavi il tubo, lo giuro, era così, al serbatoio che c'era nel bagagliaio, e iniziavi con la leva, non so se ve lo ricordate, qualcuno se lo ricorda, a fare così, cioè si pompava il gas dalla bomba, una roba pericolosissima, dentro il serbatoio. Passavano gli amici davanti e dicevano: bellin Riccardo, che tirchio che sei, ma comprati la benzina, adesso c'è il gasolio, venì, e tu sei lì. E lui diceva: se vedrete, vedrete, ma che vedrete, tirchione. Allora lui era uno sfigato, cioè all'epoca avere il GPL era da sfigati, non era 300 anni fa, era 30. Guarda ora, il GPL è eco chic. Questo è un cartellone che ha tappezzato le nostre città. Quando l'ha visto lui si è messo a vomitare per strada dicendo: io ho 30 anni che lo dico, ok? Questo è il modo in cui noi veniamo manipolati da una comunicazione di massa molto evidente. Allora, il primo obiettivo mio è raccontarvi, scherzando anche nel libro, ma qualche esempio che serve per dirvi: occhio, ci manipolano. Secondo è: utilizziamole bene queste tecniche per ripararci da un calcio e magari dare un abbraccio, perché si può fare ed è divertentissimo. Sentite questo dialogo, dura un minuto, è un capolavoro di scrittura. Certo, poco etico. Questo è un film americano, ovviamente, Thank You for Smoking. Lui è il PR di una casa di tabacco, si dice Lucky Strike o Marlboro, secondo dell'interpretazione grafica, ovviamente non si dice nel film, ma è un film che racconta la storia di lui. Lui è il PR dell'azienda ed è così abile, così bravo comunicatore, così magnetico, che va in giro a convincere la gente che guarda che fumare non fa mica così male, anzi, distende i nervi, dovresti provare. Cioè, inizia a convincere tutti. In questa scena spiega al figlio come sia, figlio quindi a un bambino, comunicazione efficace, semplice, veloce, impattante, come si fa ad avere sempre ragione. Chiedetevi, è l'etica? Sentiamo. Non lo so, penso che tutti abbiano diritto ai sei difesi. Esatto, quindi anche le società multinazionali. Sì, ma cosa succede quando hai torto? Già, io non ho mai torto. Ma non puoi avere sempre ragione. Se il tuo lavoro è avere ragione, non hai mai torto. Ma se per caso hai torto? Ok, diciamo che tu difendi la cioccolata e io difendo la vaniglia. Ora, se io ti dicessi che la vaniglia è il miglior gusto del mondo, tu diresti... No, è la cioccolata. Esatto, ma non puoi convincere me. Quindi, io ti chiedo, perché la cioccolata è la fine del mondo in fatto di gelati, vero? È il più buono, che meno non esiste nessun'altra. Ah, per te esiste solo la cioccolata? Sì, io non ho bisogno di altro. A me invece non basta la cioccolata, e non mi basta nemmeno la vaniglia. Quello che voglio è la libertà, e la scelta quando si tratta di gelato è questa, Joy Naylor, questa è la definizione di libertà. Non stavamo parlando di questo, però. Non stavo parlando di questo, però. Ma non hai dimostrato che la vaniglia è bella?
non sempre. Ti ho dimostrato che hai torto. E se tu hai torto, io ho ragione. Ancora non mi hai convinto. Sì, ma io non punto a te. Io punto a loro. Brividi, Brividi. Io non punto a te, ma punto a loro. Loro siamo noi, siamo la massa, la gente. Allora, queste cose sono all'ordine del giorno. Ora, al di là del fatto che è scritto da un genio linguistico, questo dialogo è, guardatelo, spezzettato parola per parola in tanto tempo ed è perfetto. Sono una serie di manipolazioni, per esempio chi detta le regole? Lui. Allora, facciamo che a te piace la vaniglia e a me il cioccolato. Scusi, chi l'ha detto? Al ballottaggio è libero, caro signore. Può votare A oppure B, è libero. Scusa, chi l'ha detto? Io volevo dal sopra, sotto, destra, sinistra, di lato. Questa è libertà, non avere un vincolo di scelta, non essere libero di scegliere, no, dipende dalla scelta. Questo è straordinario, un concetto filosofico meraviglioso, quello della libertà. Lui qua mette subito all'angolo il bambino e gli dice: facciamo questo gioco, sì dai, quali sono le regole, te le ho detto io, così ti manipolo, ah ok, tu fai questo, io quello. Capisci che è quello che avviene in molte situazioni, per esempio la vendita aggressiva di stampo olandese, anglosassone, molti americani lavorano su queste cose qui, fino a delle manipolazioni addirittura atroci. Vi parlo del corpo, a cui si insegna di rispondere al corpo di chi è di fronte, si chiama mirroring, forse l'avete sentito, cioè fare da specchio, no, alla tua posizione. La PNL ci sta sguazzando su questo, ma in realtà, bravissima, viene da molto più lontano, questo è la vera radice del linguaggio del corpo. Poi la cosiddetta PNL, cioè la programmazione neurolinguistica, che va di grandissima moda, o fino a ieri andava di moda, e con la quale io ho qualche problemino critico, perché l'ho studiata e la rifiuto, nonostante in vendita io ammetta che abbia delle metodologie utilissime, però spiega tutto il mondo, tutta la vita, con quel metodo. Ora, io vi faccio una domanda. Ma la mela cade perché esiste un'accelerazione di gravità, o è l'accelerazione di gravità che un giorno è stata studiata perché la mela è caduta? Voglio dire, cioè, la mela cade perché è la vita, perché c'è un magnetismo terrestre che la attrae, punto. Poi un giorno uno ha studiato il metodo con cui cade. Se porti quel metodo sulla Luna, non vale più, perché c'è un'altra gravità. Allora tutti i metodi, e qui ci metto anche il mio, perché al capitolo S lei troverà il mio metodo personale, tutti i metodi sono deduttivi, quindi derivano dalla realtà interpretata, quindi non esiste ovviamente un metodo che abbia ragione su tutto. Quindi diffidate, adesso va di moda i conversazionalisti, li hai sentiti, Manuela? È gente che predica che in 15 minuti loro di te riescono a sapere tutto, ti leggono vita, morte, in 15 minuti. Io ho detto, guarda che c'è gente che sta sposata a 30 anni e non conosce il marito, la moglie, cioè, qui non si scherza, le persone cambiano nel tempo, noi cresciamo anche a 40, 50, 70 anni, quindi bisogna essere molto molto critici in questo senso. Tutto deriva secondo me da lui, a lui viene fatta risalire, un po' leggendariamente, la nascita del marketing, il famoso marketing, di cui fino a ieri tutti si occupavano, oggi va un po' meno di moda. Deve essere il Mitsui, che a metà del 600 riuscì a riempire il Giappone di botteghe, non c'erano i negozi, ma la sua rete vendita era fatta da botteghe. Si diceva che chiunque entrasse in una bottega Mitsui comprasse. Sul letto di morte il nipote andò da lui e disse: nonno, mi dici il segreto? Qual è il segreto? Come fai a vendere così tanto? E lui gli disse una cosa che ha spostato di molto i concetti di vendita, di relazione, e per ultimo anche il mio concetto l'ha spostato tantissimo, e gli ha detto: il segreto non è vendere prodotti o servizi, piccolo mio, il segreto è acquistare clienti. Senti i neuroni che rotolano, no? Cioè è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, è quello che sta avvenendo oggi. Io per acquisirti, caro cliente, devo addirittura darti gratuitamente qualcosa affinché tu abbia quel ragionamento inconscio del mi hai dato una cosa, mi è piaciuta, allora ti compro. Guardate che questo 20 anni fa era impensabile, chiedetelo a chiunque nelle vendite, impensabile. Vuoi qualcosa? Mi dai soldi, anzi a me ne dai di più perché ti do qualità. Vi ricordate gli anni 80? La qualità era l'era della qualità. Un tizio, le cose andavano bene, se studiato io costo di più. Dice, sì, ho capito, come mai costa di più? Perché io do qualità. Oh, cos'è sta roba? Faccio le cose un po' meglio di te. Ah, bello il concetto. Così nacque la qualità. Oggi siamo esattamente al contrario. Purché tu costi meno? Oggi siamo al mondo convenienza, credo che sia mondo convenienza, che dice il nostro, la nostra forza è il prezzo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
Mi sto riferendo a te che vuoi spendere poco a dispetto di qualsiasi qualità. Ah, ok. Ce l'ho un po' con Groupon, con Groupalia, con tutti i cosiddetti gruppi di acquisto, che sono un'idea intelligentissima che io invidio e avrei voluto averla io come businessman. Ma se tu che fai il dermatologo metti una visita dermatologica a 29 euro invece che 90 euro, e tu mi rovini il mercato. E non credere che io la prossima venga da te, perché se sono uno che l'acquista a 29 senza sapere chi sei tu, la prossima visita la faccio cercandone un altro che mi costa 29. È un po' più vero invece per i ristoranti, che riescono a fidelizzare un po' di più il cliente. Però voi capite che per il ristorante tu sei capace di andare dalla parte opposta della città. Sai, mi hanno detto che c'è un ristorante sotto casa tua, è lontano dalla mia, però mi hanno detto che si mangia bene. Voi conoscete uno che va in farmacia dalla parte opposta della città? No, vai sotto. Cioè, è pazzesco il comportamento umano. Cioè, per mangiare una pizza buona vai dalla parte opposta della città. Però è il baratto della spinina, tanto te la dà uno che fa così e te lo dà. Però la qualità lì ce la siamo giocata un po' di tempo fa. Oggi i dentisti hanno questo enorme problema. Li cito perché tu li conosci bene e io ci ho lavorato tanto tempo, proprio recentemente in Veneto. Questi sono, fino a ieri, problemi zero, la gente gli entrava a frotte in studio, compreso mio padre, un figlio d'arte. Mio padre operava così, chiedeva alla signorina di accogliere il paziente, ok? Lo faceva stendere, signor Rossi come stava, che bella faccia che oggi, prego, arriva subito il dottore. Ecco, sì, perché volevo spiegargli, sì sì, non si preoccupi. Mio padre vedeva schiacciare un bottone giallo che voleva dire ok, entra, verde, il paziente è pronto, gli arrivava alle spalle, gli metteva un ginocchio sulla pancia, questo faceva ah! Iniziava a operare. Questo perché gli dava fastidio parlare con i pazienti. Io così, no, cioè stai scherzando papà, cioè tu? Ma dici, sì, io rifiutavo la gente con i baffi. Cosa? E perché? Avevo gente da tutte le parti, cioè se io la domenica non chiudevo, lavoravo anche la domenica. Diceva, a parte che vi siete divertiti tantissimo negli anni 80, lo dico ai signori che hanno qualche anno più di me, evidentemente vi siete divertiti tantissimo. Bravi, ve lo siete anche meritato perché eravate in gamba. Oggi è esattamente l'opposto. Davanti allo studio di mio fratello hanno aperto una catena, non so se rumena, ungara o spagnola, di quelle dove costa più, spagnola, dove hanno messo in galera il presidente l'altro giorno, tra l'altro. Ne hanno chiuso tre qua a Milano. Esatto, adesso iniziano ad avere qualche problemino legale. Però è 7-8 anni che hanno rivoluzionato il mercato odontoiatrico. Cioè ti ha detto, quanto costa lui il ponte? 4.000 euro. Oh, da noi 79 al mese. 79 cosa? 79 euro. Capisci che? 79 euro, non ti dicono che magari è per 6 anni, ne spendi poi 5.000 alla fine, utilizzando sennò prodotti cinesi scadenti o facendo lavorare chi è incapace. Questo avviene, non tutti, va detto, non tutti, però questo mi fa piacere che una volta tanto ci sia in sala un operatore che io non conosco, non è una mia clac, ma è così. Allora, oggi i dentisti si svegliano e dicono, noi cosa possiamo fare? Ci hanno parlato di questa comunicazione, no? Vengono da me, dagli altri, a dire, scusi, come si fa a fare comunicazione? Cioè, facciamo un riepilogo degli ultimi 40 anni e poi quando tu non mi consideravi ti vengo a raccontare cosa è successo. Sì, ma sto Facebook, ma posso usare Facebook per i pazienti? Cioè, dipende, bisogna saper usare Facebook, perché viene usato dal 90% delle persone inutilmente, e però quel 10% sta facendo affari, perché se le aziende oggi stanno mettendo budget enormi sulla comunicazione sui social, un motivo, cioè, è che funziona. E se lo fanno le aziende, vi posso assicurare che funziona. Quindi il mondo rotola in maniera molto veloce. Ecco, l'unico problema è che rotola un po' tanto velocemente. E ciò che è vero oggi, magari fra, non dico 6 mesi, ma 2 anni, non è più valido. Allora c'è anche un ritorno all'1.0. Sapete che si chiama 1.0, 2.0, adesso non si vede l'ora di andare verso il 3.0. Io predico il ritorno all'1.0, la stretta di mano, questa sconosciuta, il sorriso, il grazie, il preghil, ti ascolto, ma ti ascolto con la voglia di ascoltarti, se riesco, se sono capace, se riesco a trovare la voglia anche alla fine di una giornata, ma ti voglio ascoltare. Il primo articolo è stato sull'ascolto, no? Dicevamo, metterti nei tuoi panni e guardare la vita dal tuo punto di vista, questo è ascoltarti, poi posso non essere d'accordo, però questo è quello che avveniva. Se qualcuno mi chiede le tre colonne della comunicazione, questo è una cosa che è uno specchietto, devo conoscere il mio interlocutore nella maniera più approfondita possibile,
vai a chiedere un lavoro domani, devi sapere tutto su quello che incontri, tutto, chi è, cosa ha fatto nella vita, guarda i social network, guarda i siti web, c'è tutto ormai, tutto. Poi ho un obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Voglio dirti una cosa e una soltanto, che nella vita non esiste solo la sostanza, ma esiste una forma. Questo è il mio obiettivo di stasera per voi. Se uno di voi si alza, se ne va a casa dicendo, sai che sta roba della forma però, non dico sia vera, ma è interessante, io sono felice. Questo è il mio obiettivo stasera. Situazione, cioè in che situazione, proprio anche geografica, ambientale, mi trovo. Chiacchierare con te nel posto sbagliato equivale a non fare centro. Sembra banale, ma molte volte le aziende comunicano con dei manager poco abili in questa maniera. Ultima cosa, eccolo qua. Guardate, ergonomia, un concetto un po' particolare. Ergonomia è sempre abbinato a qualcosa dell'arredamento, no? Quindi questa sedia è ergonomica. Come sono le vostre sedie? Abbastanza comode? Insomma, ecco, non sono un po' ergonomiche, un po' no. L'ergonomia, il dizionario la definisce in una maniera incomprensibile, e in realtà vuol dire creare un sistema che funziona facendoti spendere poco, ok? Detto molto banalmente, cioè quella sedia funziona, ti fa star comodo e spendi poche energie, cioè il tuo corpo ne butta via poche. Allora vi ho portato l'immagine di un hotel dove sono stato, ho pagato profumatamente e c'era un sistema lavabo rubinetto estremamente elegante, ma che meraviglia, finché non ho iniziato a lavarmi le mani. E le mani dovevo lavarmene appiccicando le mie mani al bordo del lavabo, perché un imbecille di architetto ha disegnato sta roba qua, che è molto figa, però non funziona, perché dovevi prendere un rubinetto più lungo che finiva a metà del lavabo, non appiccicato. Allora mi sono chiesto, scusa, ma questa è ergonomia? E ho fondato, sappiatelo, la Ergonotua. No? Eh no, sì, perché questa non è ergonomia, è Ergonotua. Allora mi sono chiesto, scusa Emanuela, ma non c'è un modo per fare ergonomia della comunicazione? Ecco gli ultimi esempi della serata, poi apriamo il dibattito. Allora, questo è sull'ascolto che dicevamo, ovviamente. Chi ascolta può dissentire, interrompere, chiudere, soprattutto può pensare. L'ascolto deve essere concentrazione massima, assertivo, quindi aperto verso l'altro, e partecipato, come fanno gli psicoterapeuti. Partecipo, empatico, si crea quella famosa parola chiave che è empatia. Come posso ascoltare? Il tuo libro mi piace, però Freud diceva che il ma è davvero avversativo, cioè avversa quello che c'è prima. Tesoro, io ti amo, però giunti a questo punto, no, lì è lo stesso linguaggio, non c'è bisogno del corpo. Ho dei dubbi su queste cose, però il tuo libro mi piace, ecco, il secondo compra, il primo no, devo capirlo, devo saperlo subito. Se al posto di un libro c'è la mamma, c'è il mio partner, c'è un lavoro, che facciamo? Non possiamo giocarci così male in queste cose. Eccola qua, questa è la slide che spiega il punto di vista, straordinaria. L'ho rubata, lo ammetto, dal web, da Google, però era troppo bella per non portarvela. Cioè è la zebra che calpesta noi, per la zebra, noi calpestiamo le strisce pedonali, ma è bella per questo, perché c'è uno svuotamento di un concetto di solito dato per basilare, che è il mio. È come chi parla al microfono e poi gira la testa e parla così, e sì, ma il punto di vista è qui, il microfono è qui, e quindi io per parlare a voi devo fare così. Può sembrare banale, però molti si sbagliano. Ecco, questo concetto banale del microfono lo pensate fra due persone che diventano due persone che non riescono a comunicare. Il problema è che il punto di vista non è il nostro. Quando parlate con qualcuno è il suo che comanda, intanto perché qui non c'è, non sente queste cose, e poi perché lui è più interessato al suo punto di vista. Questa è la seconda legge fondamentale di Freud, che è quella di sentirsi importanti. Lui disse, tutti noi, anche quello che vive in uno scandinato, vuole, pretende sentirsi importante nella vita. Tutti, non è solo vanità, è una questione inconscia, e all'inconscio, come sappiamo, non si comanda. Ultima fotografia che vi volevo far vedere è questa, guardate che divertente che è, questa è carina, girava poi anche recentemente, no? Io ce l'avevo da un po', ma questa girava. Fammi un caffè, costa tanto. Buongiorno, un caffè per favore ti costa meno. Io sogno un mondo così, lo sogno veramente, anche quando è difficile essere gentili, perché a tutti noi capita di non essere gentili, e bisogna ammetterlo. Però, caspita, la gentilezza crea fatturato. Io sono convinto di questa cosa qua. Bisogna che tutti insieme ci mettiamo a tavolino a trovare l'equazione.
Perché se noi riusciamo a trovare un'equazione che dimostri questa cosa qui, Karma News fa passi da gigante, cioè diventa il magazine più letto al mondo, Manuela. Questa è l'empatia, questa che ha citato lei prima. E il pathos vuol dire ho la tua stessa passione, ho la passione con te, in greco vuol dire con, vuol dire che io guardo uno specchio, guardo te, che sei lo specchio, e vedo me stesso. Allora si instaura l'empatia. Se io passo e scrollo le spalle, non c'è empatia fra di noi. E guardate qui, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google e YouTube, vi sto citando tre dei 10 siti più visti al mondo, hanno capito tutto questo. Voi lo sapete che se comprate un computer nuovo, accendete una linea telefonica nuova, cioè siete vergini, aprite google.it, primo sito al mondo, Google, e scrivete Adolf Hitler, e vi viene giù una serie di cose. Il giorno dopo accendete e scrivete nazismo, il terzo giorno scrivete svastiche moderne, neonazismo, e andate avanti così due o tre giorni, cioè le ricerche non sul nazismo, ma che facciamo tutti noi ogni giorno, c'è un software molto evoluto di Google che farà sì che le risposte che mi dà il motore di ricerca siano in linea con quello che io ho cercato ieri. Quindi se un giorno io cerco ebraismo, mi farà venire fuori probabilmente e massicciamente degli articoli o dei progetti contro l'ebraismo, perché io ho cercato per 3-4 giorni il nazismo, e quindi vuol dire che sono stato mappato, quindi sono uno che ama un argomento. È pazzesco, è un algoritmo incredibile. E a cui... Scusa, cioè... è peggio perché tu cerchi una cosa e ti viene fuori la pubblicità. Io cerco Cortina e mi vengono fuori tutti gli alberghi di Cortina per una settimana. Però ti ribalto la cosa, non è anche comodo? Alle volte, cioè stai cercando degli scarponi, magari ti capitano lì quelli che cercavi, cioè capisci come la tecnologia poi può essere letta in due modi, capisci? Da una parte la trovo un'invasione di campo mostruosa, mostruosa, però anche quando andavamo per strada le prime volte guardavamo i cartelloni pubblicitari e dicevo ma perché devo guardare quella roba lì, togliela che dietro c'è una bella montagna, eh sì, ma business is business, e oggi il business si fa lì, e i fatturati sono in miliardi di dollari. Nell'ultimo Super Bowl, sentite quella, cioè il più grande evento planetario sportivo, nell'ultimo Super Bowl le entrate pubblicitarie di Facebook hanno superato per la prima volta nella storia dell'uomo le entrate pubblicitarie della advertising tradizionale, cioè tutti i soldi messi dalle aziende in TV erano meno di quelle messe dalle aziende su Facebook, quella sera. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che al di là dell'oceano è avanti 3-5 anni rispetto a noi, poco ma al solito. Però arriva, è già arrivata, è straordinario. Il marketing tradizionale parla alle persone, quindi io compro una pagina di giornale e parlo a voi, compra la mia pasta asciutta, è più buona di quella degli altri. Il marketing cosiddetto moderno, non convenzionale, parla con te, cioè ti dice ti regalo un piatto di pasta se mi dici cosa pensi della mia prossima pasta. Così io ci perdo un piatto di pasta, ma acquisisco le tue sensazioni, le tue abitudini alimentari, e questo è incredibile. Chiudo con tre consigli di libri. Guardate che brava, la presentazione di un libro, sentire uno che presenta un libro e ne consiglia altri ed è da campione del mondo, ben detto. È un libro straordinario, è la base di tutti, se pensiamo, e parla di sorriso, di chiamare le persone per nome, di gentilezza, di relazione. Dale Carnegie è il più grande formatore di sempre, oggi ovviamente un po' superato, è americano, quindi togliete il 30%, buttatelo via, ma il resto del 70, ragazzi, è una Bibbia. Come trattare gli altri e farsi amici è un titolo un po' commerciale, ma i libri devono essere venduti anche col titolo. Poi, questo è un po' più complesso, un po' più noioso, però più approfondito sul linguaggio del corpo. Quindi, lui era quello dell'FBI, da cui è stato tratto Lie to Me, che racconta come il corpo ci può comunicare. Seziona il corpo a parti e ti dice le spalle, i piedi, quindi un po' più noioso, però per chi amasse il genere è fantastico. Poi, momento marchetta, siccome mi hanno detto che ispirarsi a un libro è plagio, ma ispirarsi a molti si chiama bibliografia, ho scritto anch'io un libro. E allora cosa ho fatto? Siccome ne ho letti 109, me ne ricordo solo 20 perché gli altri non servono assolutamente a nulla, ho preso quei 20, l'ho shakerati e ho scritto questa roba qua. Occhio ti manipolo. Quindi se uno fosse un po' pigro, no?
in 21 capitoli dalla A alla Z si legge che cosa pensano i più grandi pensatori della comunicazione, visti con il filtro, perché anche questo è un filtro, di uno che per mestiere sale qua sopra, viene pagato da alcune aziende per dire delle cose, cosa che intanto viene la mia mamma, la mia povera mamma, creava qualche problema, perché lei, che è mancata 4 anni fa, fino all'ultimo mi continuava a dire: amore mio, ma com'è sta roba che tu parli e ti parli? Ma che mestiere fai? E io non sono riuscito in tutta la vita a dirle cosa vuol dire condurre, moderare, parlare al microfono di una radio, perché era una generazione diversa dalla mia. E quindi questa è la comunicazione. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, spero che siate un po' divertiti, grazie. E sono qua, se avete bisogno di me. Allora, intanto i libri si prendono e si pagano in cassa. E se qualcuno vuole fare qualche domanda, io faccio la valletta in questo caso. Avanti, coraggio. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere, perché mi ha sempre incuriosito, ultimamente, la storia del telemarketing. Sì. Che trovo ormai fallita. Cioè, È finita. Eppure, però, no, ha fatto tanto, ma ormai è inutile insistere. Eppure continuano, evidentemente hanno una colpa. Sì, si può spiegare solo con i numeri. Questo lo so bene perché io iniziai col telemarketing, vendevo corsi di memoria, lettura veloce, quando non c'erano i cellulari, sull'elenco telefonico. Quindi io avevo la D di Domodossola a Genova, ho chiamato tutta Genova con la D, una roba mostruosa. Ma vendevo. Oggi ha ragione lei, è finito. Ma se lei ha un database di 5 milioni di italiani, si compra un call center, si compra, vuol dire che paga a ore un call center, e mi dicono che fa ancora fatturato. Però deve fare telefonate pum 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 come quelle che fanno a noi. Sì, sì, ma ormai la gente mette giù. È pazzesco. Io volevo fare un'osservazione sul senso della pubblicità. Scusate, poi mi taccio. Volevo fare un'osservazione sul senso della pubblicità, che tutti dicono maledizione alla pubblicità, eccetera, senza rendersi conto che è un grande servizio quello pubblicitario. Perché io mi dico sempre, di fronte a scaffali di un supermercato con file di detersivi, se tutti quei detersivi fossero in bianco sarebbe il panico della scelta, mentre con la pubblicità io vengo aiutata a scegliere, ovviamente questo ha un costo. Aiutata però dal punto di vista personale di panico di fronte alla scelta. Io sono agevolato nella scelta, è chiaro che ha un costo per me, perché io vengo manipolato nella scelta, su questo non si discute, ma vengo anche dal punto di vista giustamente del vengo anche manipolato, questo bisogna anche capire. Roberto, recentemente nel dubbio Umberto Borellini, un cosmetologo, che ha parlato qui e lo pubblicherò sul numero che metterò stanotte online, sulle etichette dei profumi, però della cosmetologia. Ed è la stessa cosa che hai detto tu, profumo di limone e senza di che non è niente. Altre domande? Volevo fare una domanda di natura tecnica, perché spesse volte c'è una confusione tra comunicazione e informazione. Quindi comunicazione e informazione, sapere da parte tua una corretta definizione, forse per chiarire questi due aspetti che non sono proprio la stessa cosa. No, assolutamente. Mi tiri un pochino fuori l'anima giornalistica. Sono costretto deontologicamente a riprendere le lezioni di giornalismo dell'ABC. L'informazione è qualcosa di dovuto, la comunicazione è qualcosa di commercializzato. Questa è un po' la definizione. Dovuto perché se io sono un bravo operatore dell'informazione ti devo restituire nella maniera più neutra possibile il fatto e non l'opinione. Questo dice il manuale. E non succede mai, no? Vedi la notizia su Rete 4, la vedi su Rete 3, sembrano due notizie un po' diverse. Infatti la vera rassegna stampa, sai quella che fa in televisione, non è la lettura delle prime pagine. La rassegna stampa è la lettura della stessa notizia su 4 giornali diversi, dicendoti che differenza c'è nell'interpretazione della notizia, che non la fa quasi più nessuno. Questa fu una grande lezione del direttore della Notte a Milano. Invece comunicazione sempre di più ricade nelle vendite, secondo me, oggi. Però bisogna avere soldi.
perché Nike, Nike, no? Le scarpe Nike, l'abbigliamento, che ha tolto le parole, la parola Nike, che ricordiamoci deriva dalla nostra vecchia lingua greca, Nike, l'ha tolta dal logo, perché in tutto il mondo, anche chi non legge, oggi conosce Nike, è la virgoletta. Vodafone ha fatto la stessa cosa, ma per farlo costa miliardi di dollari e io con la mia azienda non posso farlo. Quindi vede che lei viene aiutata nella scelta, però anche da chi ha soldi. Beh, io magari ho un prodotto bellissimo e lei non lo sa. Certo, è sempre contro di me, è evidente, però è qui. Quindi la comunicazione io la trovo vicinissima alla vendita, oggi pericolosamente vicinissima alla vendita. L'informazione è la restituzione di un fatto senza opinione, ufficialmente. Poi l'informazione è quando si chiama, è molto informativa. In che senso? Quando tu scrivi un articolo, devi trovare le unità informative. Sì, ma ti faccio questo esempio, l'informazione che sono morti due militari italiani, no? A Kabul, tragedia, due militari, ok, questa è la notizia, ma il direttore ti dice, scopri come sono morti, io vado a studiare dalle fonti e scopro che è stato un errore umano dovuto a un loro commilitone, cioè un italiano, che ha sparato, non so, pulendo il fucile, sto inventando, a un loro amico. Allora, questa notizia qui, che è il fatto, io te la do in un telegiornale di guerrafondai, cioè di gente che vuole la guerra e quindi deve coprire questo scandalo dicendoti ci sono state due perdite nell'esercito italiano dovute a fuoco amico. Veniamo adesso allo sport, cioè, due perdite per fuoco amico. Se io sono il direttore di un telegiornale contro la guerra e quindi non voglio che quei cristi là stiano a Kabul, dirò enorme tragedia, oggi un ragazzo di 18 anni è morto per mano di un suo amico, vivevano insieme, avevano un letto insieme, pulendo il fucile lui gli ha sparato, ok? Qual è l'informazione? Sono morti tutti le varie. Hai capito? Cioè, il dato è quello, però l'interpretazione, infatti che poi l'informazione sia neutrale è quasi impossibile. Hai altri libri in programma? Devo dirvi la verità, è stata un po' una sorpresa questo libro, perché ve lo dicevo prima, ci ho messo tanto amore, tantissimo, ed è andato forte. È andato bene, grazie anche ad alcuni colleghi, alcuni mi hanno odiato e non mi hanno aiutato, come è normale che sia, altri mi hanno veramente tanto aiutato e quindi uscendo sui giornali, sai, una paginata su Millionaire, su Max, su Corriere della Sera, su Radio 24 dove ho lavorato tanti anni, RTL, sono stati un'ora a parlare del mio libro la notte, in quella notte il picco del sito è stato visto 10 volte rispetto al solito, insomma funziona ancora molto la stampa, quindi è andato bene. Però a tal punto che la gente che ritiene che il libro sia utile, bontà loro, adesso mi dice, scusa, ma il secondo, posso ammettere una cosa? Io non so cosa scrivere adesso. Ma non è il panico della pagina bianca, è che io tutto quello che sapevo l'ho messo lì. Quindi da quando l'ho finito ho imparato una cosa ancora, ma devo averne 100 per scrivere un altro. Quindi mi sa che bisognerà aspettare un po', mi spiace questa cosa. Ma... No, nel frattempo scrivo tanto per te, per gli altri, insomma, però... Quello che c'è è molto adesso. Qualcuno si occupa di comunicazione qui? Qualcuno conosce queste cose? Si intuisce, si intuisce. Pubblicità? Vabbè, no. Lei è la manipolatrice del gruppo. Sono cambiati i tempi, sì. È cambiato il linguaggio. Molto, moltissimo. Io amo guardare il Carosello, è incredibile come è cambiato tutto in 50 anni, è pazzesco. Bisognerebbe. Io ho gli annuali di pubblicità americana e inglese, dal 69 fino all'85. Credo che sia un piccolo patrimonio. Ma cosa facevi di pubblicità? Facevo grafica pubblicità. Ah, grafica. Si comunicava tanto. Sì, e ho con la sarebbe interessante vedere lo sviluppo della pubblicità, soprattutto anglosassone, perché quella italiana mi sarebbe data malino come pubblicità, come grafica meglio, come pubblicità. Studiare il passaggio della comunicazione, i trucchi della comunicazione, da quando nasce fondamentalmente la pubblicità diffusa, attorno agli anni 60, fino all'avvento del computer. Il computer è stato una cosa massacrante, è troppo facile, cioè quello che si faceva a mano, quello fa il computer, per cui c'è tutto un altro processo mentale, creativo, di coinvolgimento, di rispetto per l'altro. Il computer annulla le distanze e quindi elimina il rispetto per l'altro, purtroppo.
sia da parte del cliente che da parte del fornitore, per cui tutto molto semplice e molto veloce. Immediato. No? Immediato. Quando si facevano i cataloghi, i cataloghi duravano 3-4 anni, si lavorava contro di noi, però eravamo molto meglio pagati. Adesso una pubblicità dura 10 giorni. E non c'è più il plagio, considerate che non c'è più il fenomeno del plagio. Quando io ho iniziato, che una mia pagina somigliasse, perché usavo lo stesso carattere, perché usavo lo stesso colore, assomigliava. Io ho ricevuto una lettera sgradevole dell'avvocato di un grafico perché la mia pagina assomigliava alla sua, che l'ha diffidata da mi ha diffidato, certo. Oggi ma siamo tutti dei cloni, sì, cloni. Sì, purtroppo questo è lui vero. Lavora a Zelig ogni tanto. Sì, ogni tanto, sì, sono attore e cantautore. So, quindi conosci molte di queste cose tu, Però ho preso il tuo libro, guarda. Grande, sono onorato. Niente di che, niente di che. Però non mi occupo di comunicazione aziendale come fa lei, insomma. Ci diamo del tu, noi uomini. Come fai tu? Di comunicazione. Non sono solo attore e cantautore e basta. Cantautore in milanese o in italiano? No, in italiano. Italiano, no? Italiano. Pensavo cantautore in dialetto milanese. No, si sta rivivendo, lo sai, un grande successo adesso la lingua milanese, meneghina. Ne so se ci sono molti normali, no? Una bella identità. Una bella identità. Io dico sempre che la cotoletta non esiste, però se lo sai dire puoi dire cotoletta, sapendo che in italiano si dice cotoletta, che a un milanese suona strano, ma cotoletta il vero cameriere dovrebbe dirti: mi dispiace, non ce l'abbiamo, scusi, c'è scritto qua, ah, la cotoletta. No, no, è bello che siate così generosi. Io ho un ricordo proprio da bambina, che io ero sempre una bambina un po' legnosa, un po' polemica fin da piccola, e mio padre mi rinfacciava sempre che dovevo ammorbidirmi nei modi, e mi ricordava che lui era uno molto raffinato, un po' così, e mi diceva: ricordati sempre che c'è un proverbio francese, un detto proverbio, che dice: c'est le ton qui fait la musique. È il tono che fa la musica, ed è sono le cose che ha detto Roberto stasera. Che non si inventa nulla. Che non il modo in cui si dicono le cose cambia il senso delle cose. Proprio. È quello che dice. Assolutamente. Vi racconto quest'ultima, sì. 40 secondi, lui dice: andiamo con un sorriso. Però è in effetti una storiella inventata, no? Simil barzelletta, però dice tantissimo della manipolazione dell'attenzione, perché poi c'è anche quella che, per esempio, Adolf Hitler ha studiato con un attore tedesco, non so se lo sapevate, ha studiato la postura, quel modo caricaturale di parlare che oggi lo fa sembrare ridicolo. Quello aveva le masse davanti che lo ascoltavano, ed erano Goebbels, no? È famoso, eccetera. Ok, dice questa storiella che c'è un ebreo che incontra un genovese, ovviamente lo facciamo col sorriso, io lo posso dire perché sono genovese. L'ebreo di solito è tacciato di essere attaccato ai soldi, ma sottovaluta l'attaccamento ai soldi del genovese, no? Allora dice: si dovevano dividere una torta importante, una torta economica, e l'ebreo salta su, ecco, vedi la manipolazione iniziale, dice: io ho il metodo che non fa né figli né figliastri. Dice: ah, prego, se tu sai come dividerci sta cosa, la prendo io o la prendi tu? Io ho il metodo, sarà il caso, il destino, a decidere. Ma mi piace, tiriamo la moneta? No! Perché poi la moneta cade, è un casino, non si sa, cioè bisogna un po' stare attenti. Vedi, per terra ci sono sassi bianchi e sassi neri. Noi prendiamo due sassi, uno bianco e uno nero, li mettiamo in una sacca e poi chiudiamo la sacca, ci mettiamo la mano dentro e chi decide, chi tira fuori, decide. Oh, mi sembra una cosa molto democratica, molto bella, dice il genovese. E allora guarda l'ebreo che si china, prende due sassi, uno bianco e uno nero, poi lascia lì quello bianco, ne prende due neri, no? E li mette dentro e dice: bene, adesso dentro ci sono due sassi diversi e tu decidi. Se prenderai quello nero, hai sbagliato, perché il nero è indice di lutto, di morte. Se invece prendi quello bianco, deciderai tu di prenderti i soldi, no?
Genovese, licenza. Questo è un momento difficile, che faccio? Gli dico, col rischio di sembrare uno che accusa di millanteria un amico, oppure che fa? Guarda, Genovese, no? Infila la mano, prende il sasso con la mano chiusa, poi lo fa cadere per terra, ok? Raccoglie uno bianco e dice: vedi, io avevo preso quello bianco. E allora la morale della storia è che il signore ebreo non potrà mai più dire nulla a quel punto, perché sa che tu l'hai stanato, l'hai manipolato nell'attenzione. Ed è una storiella straordinaria, io trovo un grandissimo insegnamento sull'etica nell'amicizia e sull'etica nella vendita, perché questo è quello che avviene oggi. Tu dici non c'è, io dico c'è raramente, ancora un po' forse da qualche parte, qualche capo d'azienda ancora c'è che ama le strette di mano invece che le firme. Però io ho trovato anche gente che mi ha detto: ma che contratti, lascia stare, io sono uomo di un tempo, stringo le mani, perché le strette di mani non si possono strappare. E poi gli ho dovuto mandare le letterace per farmi pagare. È successo storicamente, pronto a dirvi di in privata sede, ma ve lo dico. Quindi bisogna stare molto attenti, e in quello amo, in amicizia, avere le cose estremamente chiare. Due righe ben scritte, l'ho fatto anche con alcuni di voi qui, due cose così non si bisticcia, non si, quando si riesce. Poi ovvio che ci sono le interpretazioni, i casini, le cose, è sempre difficile. Però non dobbiamo avere paura di formalizzare anche qualcosa che ha a che fare con i soldi, con la vendita, anche fra persone che si conoscono. Perché se lei mi dice che ho trovato un lavoro presso un cliente esterno, dico: bene, Manuela, ti ringrazio molto, vorrei ricambiarti, mi dici se posso darti una percentuale, se aggiungiamo un margine, una fee di presentazione, possiamo chiamarla, in modo tale che il suo portafoglio clienti venga valorizzato dal fatto di darla a me. E lei che è amica mi dice: no, vabbè Roberto, ma è per amicizia. Io insisto, dico: Manuela, però ci terrei tanto, perché così mi sdebito, è una cosa. E lei insiste, io dico: vabbè. Poi quel signore mi chiama 800 volte, io divento miliardario e lei mi odia. Dice: guarda quello, fa il miliardario, non mi ha dato una lira. Come la mettiamo allora? Vedi, è un paradosso, no? Per dire che talvolta è la realtà, però è già successo questo, ci sono storie straordinarie di soci. Anche non 800 volte il miliardario, anche per due, ma insomma la storia di Facebook, no? Zuckerberg sembra che abbia un po' rubato l'idea di un compagno di stanza, credo, del college. Due compagni. Qui però insomma sentano delle leggende. No, perché il mito proprio nella responsabilità reciproca. Nel senso, cioè, io non credo al vittimismo. Cioè, se tu mi rubi qualcosa, io ti lascio rubare. Siamo sempre lì. Cioè, lui mi propone una fee, dico benissimo, ok, ci sto. Se rifiuto, dopo non ho diritto di lamentarmi. Cioè, ritorniamo un po'. Teoricamente hai ragione. Però voglio dire, cerchiamo sempre. Ma le dinamiche inconsce non vanno oltre. Vabbè, però grazie a Dio abbiamo un cervello razionale. Ma tutto ce l'abbiamo. È ottimista. Ce l'abbiamo tutti. Cioè, non sottovalutiamoci, cioè non facciamoci una sorta di natura della fame. È sufficiente pensare all'eredità, dove i fratelli e sorelle si scannano per due lire. I soldi si scannano tutti, alla fine fa venire fuori le cose più belle, i soldi. No, cioè io sono, allargando il discorso di Roberto, cioè non facciamoci manipolare, soprattutto crediamo in noi stessi. Cioè antenne e occhi e orecchie aperte, e questo libro ci aiuta a capire che se qualcuno vuole fare il furbo, ecco, ci vuole fregare, ci sono degli strumenti per ci sono degli strumenti, ma cerchiamo di essere consapevoli che noi questi strumenti li possiamo acquisire. Ma nel libro racconto, mi pare nel capitolo linguaggio, ma non ne sarei sicuro perché è un po' che non lo leggo, il racconto di come Rocco Siffredi due anni fa è stato preso come star di una marca di patatine, ok? È diventato famosissimo quello spot, tanto che è stato diffuso, poi l'hanno tolto, ma se smanetti ancora lo trovi. Ed era straordinario l'operazione di scrittura
di quello spot, che giocava in maniera maliziosissima, ma molto più che maliziosa, sull'aspetto sessuale, senza mai dire nulla di sconcio. Quindi nessuno poteva tacciarti di scandalo, ma quando lui parte dice: io le ho provate tutte, olandesi, americane, no? Anche due o tre alla volta, no? Cioè, e c'è il marchio della patatina e le ragazze in piscina così. Ora quella è etica, è manipolazione, ma l'hanno bloccato, certo, ma quante patatine ha venduto prima e dopo? Perché oggi noi ne parliamo? Quindi è molto difficile parlare di informazioni. Cracco è stato criticato, ma credo che si è messo in tasca. Non lo so, Emanuele, io sono anche poi molto in questo, molto più talebano. Ho conosciuto Giorgio Mastrota, che per tutti è il signor Pentole. Questo signore è un miliardario. Ora, se uno crede ai soldi, se non ci crede, però lui un obiettivo l'ha raggiunto. E questo non vuol dire che a noi piaccia, perché conosco gente senza un lavoro che ha una vita straordinaria, tu pure, e gente che ha fatto i soldi onestamente. Lui in quello, però con Mike Bongiorno, Giorgio Mastrota, è l'unico che non viene pagato con un cachet al giorno come me. Lui viene pagato su una percentuale, sull'aumento di fatturato dei successivi 6 mesi. Ergo è capace, punto. Cioè, se vado io ne vendo un decimo di materassi. Ma tu sei mai stato Mister Universo, lui era Mister, non so, bello d'Italia, Ma stop, sì, certo, ma quello è il modo in cui è venuto fuori, però è capace. E poi era a fare il suo, con il genere a vendere le penne, è vero, però è il signor numero uno. Ma non hai visto i testi? Hai capito? No, nella forma. Se lei va, vende un centesimo dei suoi materassi. E non verbale. Ma tutto, verbale, non verbale, nell'urlare, nel fare, quello che vuole. Però è capace, cioè dipende dall'obiettivo di ognuno. Se lui deve vendere materassi, lui e Mike ne vendevano più di tutti gli altri. È un fatto, ne hanno provati 100. E c'è il telefono e squillava decine di migliaia di volte di Emiflex il telefono per i materassi. Un secondo dopo che compariva lui. Cioè, ragazzi, che sono i suoi clienti, perché io giravo se lo vedevo. Qualcuno 10 milioni di materassi in Italia. Pensa in qualche anno 10 milioni. 10 milioni condizionati. Fai un po'. Più o meno, siamo 60 milioni. Quindi, se lei fosse il signor Emiflex, se venisse da me a dire come faccio a, io la mando da lui. Se vuole il prodotto di massa, televisivo, quello di una volta, oggi conta meno, però fino a 10 anni fa funzionava solo così. È vero che siamo così condizionati, capito? Certo. Occhio, ti manipolo. Per fortuna esistono isole felici come Karma News, dove non c'è uno sponsor che paga per pretendere di essere presente, ma dove c'è lei, se noi crediamo a lei, lei decide che cosa pubblicare, che cosa fa scrivere, è lei che lo decide. Quindi è una manipolazione anche quella, però credo di più a una manipolazione personale sull'etica di una Manuela che conosco personalmente, ma che rispetto a certo. Certo, però capisci, il Sole 24 Ore di cui io ho fatto parte ha dei conti da portare a casa, ha dei conti, ed è un'azienda serissima, ma quando Telecom investe 10 milioni di euro e tu devi fare un articolo contro Telecom, ma come fai a pretendere di essere neutrale? Ma non è possibile, ma se lo fossi anch'io, sì, la deontologia del giornalista, voi avete mai visto un servizio a Striscia la Notizia contro Telecom? Io non ho mai visto, mai. Perché Telecom va dal signor Berlusconi e dice: scusa, ti ricordi i 400 milioni di euro che ti lascio ogni anno? Da domani li porto in Rai, ciao. Allora lui va da Ricci, dice: allora, Telecom, Unicredit, eccetera, bla bla bla, non li tocchiamo. Ma è normale, voglio dire, non posso neanche scandalizzare. Il problema di tutti, è il problema di tutta la stampa. Ma sì, ma è normale. Anche Panorama, quando ho scoperto che l'amante di Armani era morto in un certo modo, il fotografo mio l'ha fatto da tra e non è stato. Va bene. Comunque pensiamo alle cose belle, invece si può automanipolarsi in maniera positiva pretendendo le cose belle da chi ci sta accanto e cercando di dare loro il massimo dell'amore, il massimo dell'affetto, anche con un modo di porsi. Non costa tanto, un sorriso arriva. Il sorriso arriva, sei sincero. Questo è uno slogan pubblicitario. È quasi uno slogan. C'è una frase, dovrebbe essere questa che ci regaliamo prima di andare a nanna, che è il sorriso è la distanza più breve fra due persone. Bella. Che è bellissima, è verissima questa. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Chi vuole una firma, quando siamo